Buonasera. Cominciamo il nostro giornale con le notizie economiche. Continua l'instabilità del dollaro, la moneta americana, come sapete, condiziona il mercato delle monete europee. A questo proposito, vediamo il comportamento delle varie monete. Ma sti capelli non mi stanno meglio? No. Ste code. Non mi piace, sta faccia. Dicevamo, scusate, la situazione delle monete. La lira ha guadagnato 2 punti sulla sterlina, la peseta ha recuperato sul fiorino olandese, il marco ha perso 4 punti, il franco sta malissimo, si è lasciato con la moneta, proprio... Bene, abbiamo ora un servizio da Mosca, ci riferisce il nostro corrispondente sul nuovo corso del presidente Gorbaciov. Ma non c'è nessuno che vada ad aprire? Vediamo ora un servizio dal nostro corrispondente che... Mi scusi, io sono il corrispondente da Mosca e volevo... Ma chi l'ha mandato qua, scusi? Non lo so, sono nuovo, non sapevo dove mi devo mettere. No, i servizi da Mosca li facciamo di là, deve fare il giro. Ah, dietro. Mosca, mi scusi. Là, dietro. Scusate. Cosa c'è? Scusate. Pronto? No, mi puoi chiamare dopo. Telegiornale, ciao. Buonasera, qui in Mosca, il premier Gorbaciov... Ma si mette il colbacco almeno? Il colbacco? Ah, colbacco. Buonasera, qui in Mosca, il premier Gorbaciov, al termine del comitato centrale del partito... Del partito comunista. Al termine del comitato centrale del partito comunista sovietico ha illustrato il nuovo corso, un nuovo corso che sarà soprattutto di carattere economico, una diversa politica economica. Sto facendo il servizio da Mosca qui a casa mia, qui in Mosca. Luciana, anche questa poi mettiamo in conto. Ma tesoro, scusa, ma è nuovo, non sapevo dove metterlo. Ma nuovo non sapevi dove metterlo? Ma tu mi porti le persone così all'improvviso? Ecco, questa, l'altra volta qui era Bruxelles, sì, no, faccia, con le tue manie, signora, del telegiornale. Mi faccia fare il servizio, per cortesia, sì, sì. Faccia continuare, faccia, il mio facciamo lavoro. Il servizio. Allora dicevo, qui no, non è possibile fare il servizio. Io ho bisogno di stare per conto mio a casa, non è possibile, a casa mia. Ecco, vedete che mi avete anche svegliato il bambino, caro. Ma è il minimo. Un momento, ti prego, avrà anche fame. Ma il bambino lo prendi tu adesso, va bene? Adesso anche il latte gli diamo. No, se scusate, abbia pazienza, me lo pugno un momento lei. Allora volare. Qui in Mosca, devo fare il servizio da Mosca. Abbia pazienza, scusate. Andiamo avanti, siamo in attesa di trasmettere il servizio da Mosca. Proviamo con le notizie dall'interno. Il presidente del signora, consiglio nel corso. Signora, che c'è? Non si calma il bambino. Madonna, lei è una frana, lo dia a me, so, lo dia a me. Il gioco non si calma. Qui in Mosca il premier Gorbaciov la porta. Ha illustrato. Scusate, il corso mi del... vado ad aprire la porta. Ma devo soltanto l'ultima. Ma devo fare il servizio da Mosca. Ma come si fa? Scusate. Sempre per le notizie. Luciana, politiche. La cravatta con il disegno cashmere, dove è finita? Ma che cosa, poi chi ne sa, più tesoro, sarà nel cassetto. Ma nel cassetto anche l'altra volta mancava, non è... C'è stato, guardate, che cosa ci vuole, tanto gente, scusate. Signora, dicevo... scusi, ci sono gli invitati qua. Non so... Adesso? Buonasera. Faccio accomodare, di pazienza, gli offro qualche ma cosa. Ma devo fare il servizio da Mosca? Che cosa? Scusate. Dicevo, continuiamo. I calzini, Luciana, dove stanno? Anche quelli mi hai preso. Rimetti quelli di ieri. Ma posso stare tutto il tempo sempre a cercare le cose? Tesoro, già che ci sei. Scusate, così chiudiamo il telegiornale. Mi fai il servizio da Mosca, amore. Almeno chiudiamo questo telegiornale. Non voglio, queste cose non devono più accadere, chiaro? Ecco, non devono accadere più. Mosca, il premier Gorbaciov ha illustrato le iniziative del nuovo corso. Signora, le olivette prima, per gli l'acquisto dall'Italia del Festival di Sanremo. Positive le reazioni del nostro paese. Vediamo un servizio sulle dichiarazioni del presidente Cossiga. Ecco, dovrebbe partire un servizio tra qualche istante. Naturalmente, vero Luciana, manco a dirlo che fa. Una più una meno. C'è una più una meno, tocca farla a me, certo. Pazienza. Allora, il presidente Cossiga ha così dichiarato. Sono molto onorato, sono molto lieto, sono molto gratificato, sono molto, così, di questa iniziativa storica che riguarda l'emigrazione del Festival di Sanremo in Unione Sovietica. Nel clima di distensione internazionale, anche noi alle testate nucleari rispondiamo con Ramazzotti, Arbore, Petugno, Uxa, Mango, non si è classificato Mango in Russia. Questa è una battutaccia da 4 soldi, non è da me. Ecco,
È tutto per oggi, grazie. Signora, li ho fatti accomodare. Scusate, è tutto a posto. No, come dicevo, concludiamo qui, anche Mosca, il premier Gorbaciov. No, 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 la battuta sulla la notizia di Mosca l'ho già detta io. Sì, stiamo finendo il telegiornale, scusi. Come l'ha detta lei? È finito il telegiornale, stiamo chiudendo, avete pazienza. Mi era preparato la battuta, sì, la battuta. La notizia su Mosca me l'ero preparata io. Senta, è stata già detta, abbia pazienza, un'altra volta. Ma io sapevo solo quella. Cosa vuole dire? Vuole dire qualche cosa? Che cosa ha di pronto? Cosa sa? Su, noi non vogliamo mica mangiarla, su, coraggio. Un argomento a piacere, qualche tranquillo. Qualche altra cosa la sa? Via. Pronto, c'ho la cavallina storna. Con calma, o cavallina storna che portavi quello che non ritorna. Accenda il giornale. So anche tamo più bove. Va bene, anche questa. Poi, vediamo. Volevo dire la notizia da Mosca. Ah! Perché mi ero preparato su quella lì. Oh. E lui me l'ha rubata, me l'ha. Ma non devi canzone. Per quali motivi devi canzone davanti al telegiornale? Ci sono 20 milioni di telespettatori che guardano la TV. È una vergogna. Mi fai volare! Devi parlare, calma, dire cosa che devi dire. Volevo preparare le notizie di Mosca. Bravo. E lui me l'ha rubata, ladro di Mosca. Basta, per cortesia, basta, scusate, basta, chiudiamo questo telegiornale. Anche col bambino. Ovviamente non finiamo questo giorno. È tutto per oggi, scusate, buonasera. Che Dio! Arrivederci.